Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore», ma non vi andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti, così da credergli». Questi non possono ricevere la salvezza. Sono chiusi loro alla salvezza. «Lascerò immerso a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore per tutta la vita». E questo fino oggi, no? Quando vediamo il santo popolo di Dio che è umile, che ha le sue ricchezze nella fede del Signore, nella fiducia del Signore. Il popolo umile, povero, che confida nel Signore. E questi sono i salvati. E questa è la strada della Chiesa, no? Deve andare per questa strada, non per l'altra strada, che non ascolta la voce, che non accetta la correzione, che non confida nel Signore.